Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di Yed Talks, eh, Digital Edition. Oggi parliamo di scrittura e suono nel cinema e nelle serie tv. Mi presento, come vedete qua sotto, sono Lorenzo Vignolo, come appena detto, sono il coordinatore di video design presso Yed Roma e anche regista. Insomma, sono eh, un regista di cinema, di videoclip. Adesso sto iniziando la mia prima serie e ho il piacere di avere con me due ospiti, dovrei dire d'eccezione, eh, anche se sono docenti del corso anche di video design però per me sono sempre d'eccezione perché sono due professionisti che eh, devo dire, anche in questi tempi di lockdown, penso invece che abbiano lavorato tantissimo, perché sette è vero che erano fermi, ma in realtà forse... Eh, la parte prima, quella della scrittura e la parte di post-produzione credo che <ride> sia stata veramente sollecitata allora Vanessa Picciarelli che vedete qua sopra buonasera a tutti ciao, oh, Vanessa, sceneggiatrice eh, ha lavorato in tantissime produzioni posso citare diciamo tra le ultime sia per il cinema, Bangla eh, per noi Yed, eh, film molto importante perché ha visto debuttare eh, un nostro ex studente diplomato, IED, nonché borsa di studio, e nonché adesso premiato con il David Natello come migliore regista esordiente, tant'è che adesso non gli posso neanche più dire niente a Fame, ne parleremo perché ha vinto molto più di me in una volta sola, però ha fatto anche eh, Vanessa delle serie molto interessanti che stanno andando bene in tutto il mondo. Cito solo Summer Time, ne parleremo fra poco, e poi abbiamo sotto Mirko Perri. A proposito di David Donatello, lui ne aveva già 23, e sì. ne aveva sì. già 23, probabilmente se facciamo un altro Yet Talk fra dieci anni avrà solo dei David Donatello dietro che <ride> ci guarderanno. <ride> Sempre che poi te lo diano, perché comunque ne parleremo fra poco, il David Donatello, forse è uno, che danno un team, poi sì. ne parleremo, insomma. Sì. E con Mirko, soprattutto, è sound designer, parleremo di sound designer in quanto scrittura, perché ehm, è facile pensare che la scrittura non è solamente quella eh, diciamo, che si batte a macchina o al computer, ma è in tutte le fasi della realizzazione e anche e soprattutto nella parte del suono. E con Mirko vedremo anche cosa vuol dire lavorare al sound design e tutti i passaggi. Però inizierei da Vanessa. E le due cose, tra l'altro, due, due ospiti che sono accomunati da essere docenti Yed, secondo anno video, ma credo anche in sound per quanto riguarda Mirko e Vanessa credo che hai orbitato anche Forza Moda in IED Roma. Sì. E adesso accomuna accomunati anche da un progetto nuovo che si chiama Shadows. Non so se potete parlarne, però è una serie sicuramente molto attesa. Ora infatti ti lascio la palla, Vanessa. Volevo un attimo che ti presentassi ai nostri eh, ascoltatori, che sono tantissimi. Eh, tra l'altro, internazionale, ho visto che c'è anche qualcuno dalla Libia. Dalla Libia, eh, l'ho visto anch'io, sì. Al eh, Bataclan. Volevo, eh. Eh, volevo marzo, dirvi <ride> volevo dire, appunto, voi ascoltatori, siccome non sappiamo bene chi siete, eh, di partecipare con domande e magari anche scrivere chi siete, se sapete qualcosa, diciamo, dello IED, se siete studenti, se siete di passaggio, perché così riusciremo anche a indirizzare meglio il nostro talk e magari con domande che facciamo live ai nostri ospiti. Tocca a te, Vanessa, dici chi sei. E, e partiamo. da allora, momento ricordo. della presentazione stile alcolisti anonimi. Eh, no, allora sono Vanessa Picciarelli, sono una sceneggiatrice, anche una docente di sceneggiatura. E in realtà ho cominciato lavorando sui documentari, con un regista che si chiama Corso Salani e facendo un percorso abbastanza anomalo perché ho cominciato non scrivendo, quindi lavorando diciamo alla fase di ideazione dei documentari e al, al montaggio. E dopodiché questo mentre finivo il centro sperimentale che era la scuola che ho frequentato. Poi ho cominciato a lavorare un po' per la televisione, ho fatto una fiction che si chiamava Liceali un po' di anni fa, e un film per la regia di Alessandro Lunardelli, Il mondo fino in fondo. E... Altre cose qua e là, diciamo che ultimamente mh, sono approdata alle serie Netflix con queste due serie che si intitolano Luna Nera e Summertime, che sono state lanciate sulla piattaforma quest'anno, e poi ovviamente il super celebrato Bangla, che è, insomma un po'. L'evento che insomma, ha riguardato un po' sia lo Yed che me personalmente con Fahim, appunto, non solo è, è stato un ex allievo dello Yed, ma anche personalmente un mio ex allievo, quindi eh, facciamo tutto in casa noi. Yeah. Eh, adesso sto lavorando su una serie di altri progetti, appunto, ho lavorato sulla, insieme a mh, diversi altri scrittori sul copione di questo film che si chiama Shadows, di cui io non vi vorrei troppo parlare perché essendo una sorta di thriller. Eh, c'è il rischio che dica qualcosa che poi rovina irrimediabilmente la visione, però, però c'è un progetto... Tassino, molto... dai. Sì, il maggior mi domo, è sempre... Sì, 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 claro, la tradizione penso. va rispettata, quindi sì. È ambientato in un bosco, quindi il maggior domo è sempre una figura insomma, assolutamente imprescindibile. E, e sto lavorando sulla seconda stagione di Summertime, su un po' di altri progetti, insomma, quindi è un periodo effettivamente abbastanza... Fertile per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la scrittura, perché nonostante ci sia stato appunto questo odioso lockdown, credo che sia io che Mirko, comunque alcune professionalità, purtroppo altre so hanno dovuto fermarsi. In realtà hanno continuato a lavorare alla grande proprio perché non si poteva fare altro. Per cui, diciamo che tutto un po' si è riversato molto sul reparto scrittura, quindi sullo sviluppo eh, di nuove idee, di nuovi progetti per essere pronti poi a ripartire non appena. Situazione si sbloccava, quindi in realtà eh, la, la mia vita lavorativa non è cambiata molto diciamo in questo periodo, eh, per fortuna, insomma, speriamo che, insomma, per il, per il bene di tutti, riprenda senza troppe esitazioni, anche per gli altri. Ma certo, senti Mirko, immagino anche tu, sarai stato pieno di lavoro in questo periodo, confermi? Sì, sì, confermo assolutamente. Non mi sono fermato un attimo perché, di fatto, noi lavoriamo più o meno con sei mesi di ritardo rispetto a, a quello che viene girato. E quindi stavamo in lavorazione su tutti, tutti i progetti che erano ancora in post produzione. Per cui io, in questo momento sto seguendo più cose, eh, tra cui una serie per Sky Romulus. Di Matteo Rovere, e Freaks Out di Gabriele Mainetti. In questo momento mi trovo ospite in uno stabilimento di missaggio con un film di Claudio Cupellini che si chiama La terra dei figli tratto da un fumetto di gipi. Non no. ci siamo sì. mai fermati. Eh, sono progetti veramente molto, molto attesi, tra l'altro, e mi veniva in mente quanto in questo periodo a casa, insomma, in realtà, la, fru la fruizione dell'audiovisivo è stata pazzesca. Cioè, eh, veramente tante persone che erano state ancora restie a vedere serie e film hanno visto veramente di tutto e il prodotto in questo momento è molto richiesto ed è un piacere <ride> sapere che Mirko... Sta lavorando e chiudendo delle cose che potremmo vedere senza aspettare che debbano essere girate. No? E rimango eh, con te, Mirko, perché eh, non sapendo ancora chi abbiamo davanti, perché magari invece avremo dei colleghi eh, espertissimi. Però a volte, eh, ok, dico sound design, ma cosa mh, ci racconti un po' come il processo di, sul sound? Perché uno può pensare. Eh, che il suono è la presa diretta, sentire bene le voci, probabilmente ci sono delle musiche. Eh, qual è il processo che porta, eh, che porta un lavoro scritto? Eh, c'è tutta una parte di mezzo che oggi è rappresentata solo da moderatore, quindi non vale, e eh, invece poi c'è una scrittura sonora pazzesca. Eh, vorrei un po' che ci raccontassi come sono i processi che arrivano per arrivare poi a un prodotto. Eh, artistico e lavorato finale? Bah, eh, guarda, in, intanto è un lavoro che va, va svolto in collettività, nel senso che non è proprio un lavoro per cui eh, c'è una sola figura centrale, siamo generalmente in tanti, tu parlavi prima appunto del David, che è appunto un premio che riconosce eh, un gruppo di lavoro, non riconosce solo una, un singolo professionista. Uh, per cui c'è tutto quanto il reparto che si occupa del, del set, quindi tutto quello che è la registrazione e la performance degli attori di fatto, e, e poi si passa la palla alla post produzione. -s -s -diciamo, diciamo viene elaborato il suono di, appunto, di presa diretta e poi integrato, um, la faccio molto semplice, integrato con tutta quella che è una costruzione di... di di cose collezionate ad hoc per il film, per poi costruire quello che è diciamo, l'evento narrativo sonoro del film. Io mi occupo di quella fase. Negli anni, diciamo, ho cominciato un pochettino a migrare dall'essere operativo sulla macchina, a, oltre all'essere operativo sulla macchina, anche all'organizzazione un po' di tutta, di tutta la fase di post-produzione. E diciamo che io normalmente parto appunto leggendo le sceneggiature, mi faccio un'idea più o meno di quello che è la struttura letteraria del film, è una cosa importantissima, e successivamente comincio a strutturare la lavorazione. Eh, appunto perché la sceneggiatura mi dà l'idea un po' di quello che sarà il racconto o l'intenzione che si avrà, insomma, del racconto, e questo mi dà la possibilità di cominciare a collezionare. E tutto il materiale che poi potrà servire dopo, cioè contrariamente appunto a, diciamo, a quello che, che, che si, si pensa, eh, c'è cioè una lavorazione che è molto lunga, può durare anche sei mesi la fase di post-produzione. È un vero e proprio spoglio, un po' come si fa sul set. Eh... Eh, fa l'aiuto regista per il set, probabilmente leggendo la sceneggiatura puoi immaginare tutti anche gli ambienti sonori, tutte le sì. cose che potrebbero volerci e poi immagino controllare da una parte il lavoro della prima fase sul set e, e poi diciamo tutta la, la lista della spesa. Di cose che poi si, fa quello, si fa quello che è un breakdown della sceneggiatura, di fatto la, la, si, si struttura proprio la lista della, delle scene come se fosse una lista delle spese e diventa un pochettino il, uh, un, po un, un documento che poi servirà un po' a tutti quanti i collaboratori per muoversi all'interno del progetto. E I nostri studenti di IED Roma almeno una volta all'anno hanno questa esperienza di avere diciamo, il team di Mirko Perri eh, che magari necessita di, una, di un vocio preciso di ragazzi di una certa età e allora magari sfrutta anche lo IED per, um, sì, sì. per registrare delle voci ex novo che io ho tentato, mi è sembrato di riconoscere qualche voce lontana di qualche mia studentessa in loro, due per esempio. <ride> e' una ragione. <ride> È una cosa straordinaria. E, invece, Vanessa, il processo, allora, quando parliamo ovviamente di scrittura, adesso c'è questa ondata, eh, un hype pazzesco riguardo le serie, no? nel senso che eh, io lamentavo fino a qualche anno fa, avendo avuto la fortuna di, di portare il mio ultimo film per il cinema in giro, soprattutto in Francia e mi rendevo conto come nei bar si parlasse, ci, si, ci basse tanto di cinema come non si faceva in Italia cioè in Italia si parlava di tutt'altro, uh, di motori, di donne, di uomini, di, magari di televisione un po' peccera ma di, di tv non si parlava e di cinema poco adesso invece se vai uh, nei locali uh, distanziati ovviamente tutto è molto probabile che sentendo dei ragazzi parlare iniziano a dirti guarda è uscita questa serie mi è piaciuta tantissimo eh, non, non vedo l'ora uscita la seconda stagione la terza... cioè è come se soprattutto in italia eh, anche un produttore può pensare a una storia e vede la luce immaginando una serie rispetto magari a un mero a un film vecchio film almeno per quanto riguarda eh, diciamo l'agire italiano per cui in realtà eh, gli incassi cinematografici al netto diciamo del del, della situazione in cui ci siamo trovati erano comunque buoni, non per il cinema italiano e poi le storie nuove stanno uscendo. Però eh, immagino che tu ti sia trovata a un'altra metodologia di lavoro. Poi magari raccontarci anche brevemente come sono gli approcci. No? Noi eh, ci troviamo in un film dove diciamo il, il, il capo artistico e regista, soprattutto in Europa, raramente è un produttore che ha soldo un regista, ma è un regista che trova un produttore comunque e, e, e si realizza la, la, sua, il suo, la sua visione, il suo film, che sia sceneggiato o meno. E poi c'è invece tutto, eh, il la new entry pazzesca, eh, soprattutto con l'avvento dei, dei broadcaster Netflix, Amazon Prime, delle serie. Quindi si parla di lavoro in team. Il regista può essere uno, ma può cambiare. In Summer Time ci sono due registi che forse sono anche, eh, diciamo, vicini di anno in centro sperimentale, Lorenzo Sportiello, tra l'altro anche il nostro docente, e Francesco Lagi. Sono due persone molto diverse che però hanno lavorato sullo stesso prodotto. E, e la differenza un po' si vede, ma lo vede più forse un occhio esperto. Il lavoro di art direction e di ricerca che c'è prima, estetica, e la narrazione orizzontale, verticale è la stessa. Eh, scusate che sono moderatore, le, le domande dovrebbero essere molto più brevi diciamo, di quelle che faccio. Ci racconti un po' la metodologia differente che porta a lavorare a un film rispetto a una serie tv, la tua esperienza diretta, diciamo? Sì, allora eh, a parte mi, mi chiedo che bar frequentassi tu a Roma, bastava andare un po' di più al pigneto e avresti sentito parlare solo di Cina, no, no scherzo, ovviamente. Eh, no, è vero che adesso c'è stato questo incredibile boom, siamo stati travolti felicemente da. Dalle possibilità adesso sono arrivati questi grandi attori in Italia, attori, intendo appunto i broadcaster che ci. C'è cioè, cioè, stata una grande, una grande richiesta di idee, di progetti e in qualche modo c'è stato un po' il ribaltamento di quello che um, era un po' la regola. No? Quindi col regista al centro, eh, un regista spesso ideatore della storia, promotore di un, di un soggetto, attorno al quale diciamo ruotava un po' tutto con l'arrivo di, di, di Netflix, di Amazon eccetera eccetera, si, eh, diciamo, si è tutto un po' più ribilanciato eh, a favore della scrittura e della dell ideazione di gruppo. Eh, il lavoro in realtà tecnicamente è lo stesso perché, magari, la lavorando anche con più sceneggiatori a un film, la metodologia è sempre la stessa: ci si ritrova in una stanza e si dicono un sacco di, di, di stupidaggini finché qualcuno non dice una cosa intelligente e si cerca di andare dietro a, a quell'idea. Quindi, comunque, c'è un grandissimo lavoro di discussione, di confronto tra, tra persone, e persone che spesso non si conoscono, quindi devono imparare a conoscersi, imparare come valorizzarsi a vicenda, come lavorare insieme. E andando tutti nella stessa direzione, dopodiché a un certo punto eh, tutto, tutte queste chiacchiere diventano qualcosa di più concreto e si comincia a scrivere. Questo è, diciamo, in maniera assolutamente eh, rozza e primitiva, quello che accade. Per quanto riguarda il lavoro su una serie, rispetto al film, appunto, questo, cioè, il feedback continuo su un film lo si ha con regista, eh, sulle serie lo si ha con, appunto, con la produzione che a sua volta ce l'ha con Netflix, quindi ci sono diversi livelli di intermediazione e questo dà diciamo una grande ricchezza al progetto perché ci sono tante voci ma allo stesso tempo crea diciamo delle, non dico delle difficoltà ma delle eh, insomma, delle, delle, delle situazioni che vanno gestite proprio perché eh, bisogna mantenere una, un universo coerente andare tutti nella stessa direzione sviluppare una storia in modo armonico per cui c'è un continuo confronto, in qualche modo è come, è come se fosse un sistema più complesso eh, ma che fa riferimento a una metodologia assolutamente identica. Tutto questo poi ovviamente um, va, va tradotto in immagini, quindi la palla passerà a un certo punto a uno o più registi, e come dicevi giustamente tu Lorenzo, non sempre, eh, cioè la cosa più difficile anche per loro è quella di trovare un'uniformità di, di stile, e di tono eh, durante le, le riprese, perché chiaramente ogni serie ha una sua identità ha una sua confezione da ogni punto di vista la fotografia appunto il sonoro la recitazione la scrittura tutto quanto per cui è come se tutti quanti dove, non si potesse prescindere da, da questa dimensione collegiale collaborativa eh, perché poi comunque eh, l'identità della serie deve essere un, molto precisa e eh, l'esperienza mi dice che le, le serie che hanno un'identità più precisa, più definita, dove insomma, si va tutti veramente nella stessa direzione, sono quelle anche più, più riuscite. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda, però è un po' la metodologia mm -hmm. quella, quella lì. Insomma, abbiamo lavorato così su entrambi i progetti a cui ho lavorato, anche se molto diversi. E Mirko, ti faccio. Sì, ho visto una domanda YouTube che ci porta sempre su Vanessa, e che chiede. Uh, chiede se allora, se la ricordo bene. Eh? No, io ho visto quella di Facebook che ti di casa. Aspetta, eh? l'ho trovata. Allora, c'è una domanda rispondere. che adesso recupero. Se era più difficile, scrivere una sitcom o un thriller. Questo è per Vanessa, immagino <ride> Riccardo fino amore che ringrazio, Riccardo, eh, l'unico modo per saperlo è provarci, quindi mi risponderei tu, Riccardo. No, scherzo, eh, allora, questo, la vulgata è quella che ridere sia far ridere sia la cosa più difficile del mondo. Io un po' sono d'accordo, nel senso che eh, un pochino bisogna avere eh, una, quella mano felice nell'ideare nell battute situazioni comiche o divertenti, che poi non siano, sotto volgari, banali, quindi è, mo è molto difficile. Eh, sono due cose ugualmente difficili in modo diverso, perché in, un certo, in questo caso riuscire a toccare certe corde, riuscire a toccare in, in persone diverse, è, è complicato. E, è, più, è più facile commuovere, a quanto pare. I thriller sono fondamentalmente un meccanismo, per cui ehm, sono, vanno costruiti come una sorta di, di orologio, quindi. Bisogna essere molto precisi, ci sono delle regole assolutamente, dei diktat eh, molto, molto rigidi, poi ovviamente ci sono sempre le eccezioni, i thriller più belli sono quelli che buttano tutto all'aria e in qualche modo creano eh, delle operazioni nuove senza precedenti, però eh, sono due livelli di difficoltà molto alti ma decisamente diversi, dipende anche... Da, 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 insomma, un po' c'è cioè, gli scrittori, hanno tutti un'inclinazione verso una cosa piuttosto che l'altra, per cui eh, certo. dipende anche un po' dalla sensibilità di chi, di chi sta scrivendo. Guarda, in realtà faccio anche la stessa domanda a Mirko. Poi torniamo su questa differenza serie e film. Immagino sia più divertente per un sound designer fare il thriller che la sitcom. O sbaglio? Beh, sì, abbastanza, <ride> devo essere sicuro. Devo essere sincero, io preferisco un po' la. Uh, la, la situazione di genere, perché comunque ti muovi all'interno di stilemi che un po', mh, puoi capovolgere e ci si diverte con quel tipo di, di, di prodotto di narrazione lì. Perché ti tiene un po'. Cioè, il suono che gioca comunque una? Come posso dire, un, uh, gioca una partita sul subconscio. Uh, Sicuramente si esprime meglio in un thriller che in una sitcom dove invece il, è più protagonista la performance e il tempo comico dell'attore, quindi magari è più centrata sulla, sulla voce, e meno su elementi che possono essere un po', eh, un po più soprannaturali, ecco, e Quindi arrivare certo. in maniera laterale. Sicuramente il thriller gioca più a favore del suono. Poi diciamo la verità, e questa diciamo, una provocazione. Meno si parla, più divertente, più cinematografico. Forse un thriller si parla un pochettino meno rispetto a una sitcom, no? Beh, eh, sì, molto spesso sì, no, sì. noi registi, ma gli stessi sceneggiatori eh, lo sanno, insomma, laddove si può... Mm, Scrivere per immagini, togliendo parole, mm, diciamo il cinema e la bellezza ritorna. Insomma, e volevo mm, eh, riprendere il discorso sulla serialità e i film. Tu, eh, ovviamente, eh, Mirko hai lavorato con grandissimi registi contemporanei. Cioè, eh, citando solo i David, due dei David di Donatello, Mirko, eh, parliamo di Matteo Garrone e Paolo Sorrentino. E tra l'altro Sorrentino, che forse. Eh, per, no, non per fare to torto agli altri, però è davvero il nostro primo grande autore eh, italiano che fa proprio una serie sua, quindi è un'autorialità. Laddove diciamo, la figura internazionale dello showrunner e del creatore in realtà ha molto più peso che il regista no? a livello internazionale. Volevo sapere quali sono eh, nel sound design i tuoi referenti in quella fase: nel senso, mentre per Vanessa può essere in questo momento Netflix e la produzione regista di turno, e se eh, in quella fase c'è diciamo, una. Una presenza costante e produttiva attenta diciamo alle scelte di scrittura grammaticale sonora guarda io diciamo normalmente i miei diretti referenti sono in genere sempre il regista e il montatore per cui sono lavoriamo come se fossimo un team Ma poi quello dipende un po da, dai, dai singoli dai, dai singoli progetti nel caso del lavoro con sorrentino generalmente si parte già dal montaggio scena una collaborazione costante di scene che vanno avanti e indietro vengono sonorizzate vengono valutate in montaggio per capire se insomma anche per strutturare il suono direttamente in montaggio in altri casi diciamo si è di supporto al, al momento del montaggio della scena e ehm, e poi successivamente si sì, lavora alla firma, a film finito, a film montato. Quindi, però se devo rispondere direttamente, in genere montatore e regista sono i miei diretti referenti, con cui si, Bene, discute, immagino... si sottopongono... Sì. No, no, eh, dicevo, andando... si sottopongono le andiamo un po' lenti, ho capito. Un po' Newton, <ride> un po' Houston. <di> <ride> C'è un po' di ritardo, quindi... Eh, almeno tra noi eh, mh, però prendo la parola perché preparando diciamo un minimo questo incontro parlavi prima anche di codici no? e, mh, e forse non ce ne rendiamo conto però effettivamente noi siamo arrivati a una, una lettura una intellegibilità sonora passando attraverso eh, una storia di, anche di, meramente di limiti no? eh, per chi fa regista e video sa bene o male che in realtà l'avvento del sonoro ha limitato tantissimo eh, i movimenti di camera all'inizio, perché le apparecchiature erano così pesanti che tutto quello che era la sperimentazione fino agli eventi eh, era un po' andata a beneficio invece del sonoro. Però credo che mh, possa essere interessante anche qualche accenno a come si è arrivati ad intendere la fruizione... Eh, grammaticale sonora, alcuni codici di cui non ci ne rendiamo neanche conto eh, sono arrivati grazie a diciamo precursori e codici che poi sono stati eh, sedimentati e assorbiti da, dagli spettatori nei decenni. Ecco. Guarda, molto banalmente c'è cioè il diciamo il, il linguaggio ha fatto un pochettino del um, ha fatto di necessità virtù nel senso che tecnicamente, ehm, diciamo, nei, nei primi anni in cui si muoveva il, il sonoro c'era proprio un limite tecnico: nel senso, o si decideva di mettere la musica, o si decidevano di mettere gli effetti sonori, o si decideva di usare la voce. Era difficile, ehm, come vi posso dire, stratificare, e quindi si dovevano fare delle scelte. Queste scelte poi. So come dire, sono state un po' interiorizzate sono di proprio questo limite questa costruzione un po' obbligata all'inizio a come posso dire piano piano negli anni costruito quello che poi costruita quella che è la grammatica sonora che poi per un periodo si è standardizzata fino agli anni 70 in cui sono entrati insomma vari insomma, tutti i geni mondiali riconosciuti tra i quali Coppola con Apocalypse Now oppure Lucas con Star Wars che hanno un po' stravolto e cambiato il modo di fare che avevano gli studios fino a, a quell'epoca. Quindi di fatto, cioè io credo che proprio una costruzione è dovuta dal limite. Oggi un po' la cosa sta cambiando, la posizione sta cambiando. Considera tu normalmente, cioè il suono è qualcosa che ti investe anche a livello fisiologico. Quindi una sala, eh, come ti posso dire, ti dà delle sensazioni che sono anche fisiche. Ehm, io oggi per esempio sto vedendo un mutamento perché sempre di più si fruisce attraverso le cuffie, cioè ci sono degli studi dove, fanno, dove, dove si, si vede che il, il pubblico tende a seguire più sul mobile con le cuffie ehm, i vari come dire, appunto diciamo quelli che sono poi gli spettacoli sugli OTT, Netflix o Amazon, e, e io penso che questo tipo di fruizione piano piano poi ci bisognerà anche adattarsi a, li, a livello grammaticale, con almeno quello che è il mio lavoro, che fino a mo, cioè, e contava anche su, diciamo, elementi tipo ti investo di basse frequenze in una sala cinematografica, che aveva un certo tipo di effetto, eh, appunto, proprio sul fisico. E questa cosa un po' sta vedo che sta mutando. Bene, io vedo qua una domanda di The Switch, sempre per te Mirko. Che consigli hai per il sound design di una web serie sitcom? Vuol dire che è entrato questo concetto del web ti hanno preso come esempio. Eh, come si può fare un sound design innovativo che non scada nelle solite risate ad ogni gag? Il tappo in bocca al contrario, no? No, guarda, eh, si vede proprio. È, 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 è difficile per me eh, dare un consiglio di questo tipo, nel senso che io ho un approccio un po' zen, no? come quando si fa le righe nel giardino, nel senso, tendo a, a costruire direttamente. Eh, Strutturo quello che è strutturabile a livello di tecnico, ma poi a livello, diciamo, la fase un po' chiamiamola più creativa, ehm, eh, cresce durante il processo. Quindi, come dicevo prima, la sitcom sicuramente vive assolutamente di dialogo e di musiche e, e, e forse lì più, più che parlare di suono bisogna parlare di ritmo in generale che va legato un pochettino al montaggio della scena. Ripeto, la sitcom non è qualcosa che... Cioè, non credo nelle risate finte del pubblico sotto, cioè, come elemento di sound design. Lì la, la, la questione diventa più, se vuoi, meno complessa eh, ma più articolata, nel senso che è un, è un po', secondo me, è un po' il, il tutto che poi fa la differenza. Quindi parlare di sound design di sitcom credo di essere la persona sbagliata. <ride> <ride> Bene, De switch. Comunque, grazie per la domanda e invito ovviamente agli ascoltatori a scrivere non solo domande, ma anche a presentarsi, così intanto vi conosciamo e eh, può essere sicuramente più interessante il dialogo che non è solo un dialogo a tre. Eh, pensando al sound design di come alle risate finte, mi sono accorto che una risata finta. O far ridere veramente qualsiasi cosa, però è un po' eh, anche come mettere una musica altamente drammatica su una scena dove non sta succedendo quasi niente, un po' pilotante in qualche modo. È come mettere un ketchup, probabilmente una spaghetti col pomodoro fresco. Insomma, sarebbe molto più buono se il pomodoro di qualità cucinato bene rispetto al ketchup, dove devi sentire che il pomodoro e lo spettatore deve capire che è pomodoro. Eh, a questo riguardo ricordo in un, uh, un dialogo precedente, Vanessa, parlava Mirko mm -hmm. di ritmo e immagino mm -hmm. che eh, avrei avuto tantissimi esempi eh, su mm, film scritti da te che poi magari li vedi dopo un anno. No? E che effetto fa? Eh, soprattutto laddove eh, diciamo, il lavoro dello sceneggiatore teoricamente... Eh, poi sarebbe bello no? potesse venire sul set eccetera eccetera però finisce dove poi eh, inizia il lavoro del set bene o male, della prepa eh, preparazione e delle riprese il lavoro, il lavoro vero intendi sì. il Vabbè. lavoro vero, sì poi eh, diciamo che eh, sulle serie eh, ci sono mh, adesso dei cambiamenti per quanto riguarda veramente chi segue tutto il processo, però meno male il, lo sceneggiatore molto probabilmente a un certo punto eh, dopo qualche mese o nei film un po' più indipendenti dopo un anno se non di più. Vede il proprio lavoro eh, montato e girato. Eh, cosa succede? Cosa ti è successo in passato? <ride> eh, come <ride> l'hai scritto, le battute sono dette come no, con mai, quella mai. Ecco. per fortuna aggiungo. No, nel senso okay. meno cioè, nel senso Questo è un lavoro appunto che si fa a strada, cioè non solo collegialmente, ma anche a strati. Quindi, noi siamo il primo, il primo livello, no? quello su cui poi si fonda tutta l'impalcatura del film. Eh, pur pur lavorando soltanto con il nostro um, final draft su eh, una, una pagina bianca eh, dobbiamo necessariamente immaginare tutto quello che succederà dopo e eh, quindi in qualche modo poi eh, anche gli sceneggiatori più resti diciamo a, a immaginarsi registi o montatori o sound designer o, eh, comunque un pochino lo devi fare cioè devi, devi vedere quello che scrivi eh, e, Facendo degli sforzi sovrumani perché magari sei in pigiama nella tua stanzetta e devi immaginarti in un bosco al buio con una creatura strana che sta per saltarti alle spalle e quindi c'è cioè, sempre questa forma di schizofrenia in trova. Non è male però... come immagine che ci hai dato, eh, Vanessa? Sì, sì in pigiama sì. che ti stai immaginando. Le mie, le mie mattinate sono. <ride> sì, sì, esatto. Poi magari è solo il corriere Amazon che ci topona, quindi. Eh, no, però quindi. La, la risposta è no, invariabilmente. Non è mai quello che mh, si avvicina, a volte, a volte mh, è lontanissimo, ehm, a volte è, è sorprendentemente lontano: nel senso che mh, è, mo è molto curiosa, questa cosa per chi scrive, perché magari uno ha proprio. È convinto di, di sapere esattamente eh, di cosa parli il film, di cosa parli quella sequenza, di come siano i personaggi, eh, cosa debba dire quella scena, ed è convinto di aver costruito un dialogo perfetto. Poi magari arriva un attore che ha lavorato con un regista e, e con tutte le altre professionalità che cambia quella scena, cambia quel dialogo che all'improvviso diventa quello giusto. E lì, grandissima lezione di, di umiltà e anche di scrittura per gli sceneggiatori, perché diceva: ecco, e così doveva essere. Succede anche il contrario, magari, no che magari ci sono delle scelte mh, meno felici, però la cosa bella di questo lavoro, penso è che non sappiamo assolutamente mai che cosa c'è poi in quella scatola. Eh, quindi è sempre molto emozionante, molto è spaventoso e è sorprendente andare a vedere un film che si è scritto perché è proprio eh, come dire no è la, la, la materializzazione di, di, in qualche modo anche di un sogno di, una, di, un, di qualcosa che era solo nella tua testa, nella testa di altre, di altre persone. Per cui è è come scartare un regalo, in qualche modo. Eh, a volte, insomma, sono regali che piacciono di più e di meno, però è sempre, sempre un impatto molto, molto forte. Voglio dire una cosa su quello che stavi dicendo prima, per ricollegarmi un po' anche al discorso eh, sulle sitcom e sulle, mh, le, sulle risate finte. Questa, questa questione delle ridondanze eh, è vera anche per la scrittura. Cioè, ehm, Spesso quello che dicono anche i ragazzi, cioè mh, scrivere dei dialoghi o delle scene che insistono troppo su un punto, dicono in maniera troppo dritta, troppo esplicita, troppo dichiarata la cosa, eh, il sentimento, l'emozione, eh, sortisce l'effetto esattamente contrario. Per cui a volte, anzi direi quasi sempre, battere e ribattere su un punto per essere convincenti. Mm, paradossalmente distrae o annienta la bellezza della scena o la, la potenza della scena, che è esattamente quello che succede quando tu su una scena che deve far ridere di per sé spari una risata finta che ti invita a ridere, è come se mh, ci fosse una sorta di sfiducia nei confronti dello spettatore che poi deve trarre quelle conclusioni da solo, in qualche modo riempire degli spazi vuoti. Penso che questo lavoro sia anche, eh, dire, bisogna anche avere la l'umiltà di fare un passo indietro, volte di lasciare degli spazi vuoti che può riempire soltanto chi, chi guarda per avere una visione attiva, insomma, altrimenti è come, no? ti, ti, è come imboccare un bambino di qualcosa che... È, anche forzatamente, da, offrendo un senso che è univoco. E invece spesso insomma, noi dobbiamo a tutti i livelli, eh, credo veramente questo riguarda tutte le, le professionalità, suggerire delle cose, non dichiararle in maniera così, spiattellarle. E questa è la cosa forse più difficile, lo sforzo di sobrietà diciamo, rispetto ai contenuti, non, eh, non essere didascalici a eh, nessun livello. Chiaro Vanessa, poi sempre questione anche di obiettivi, no? l'obiettivo della, della risata grassa, a volte devi andare a finire negli stilemi, eh, però eh, quando invece vuoi fare qualcosa di più interessante, eh, davvero in tutte le fasi, sia nel suono ma anche proprio nelle scelte delle musiche, ci sono dei, dei registi straordinari che hanno, ci hanno insegnato come mettere magari musica allegra su... Su scene tragiche o attori che mh, dicono una battuta pensando l'esatto opposto, possono creare delle frequenze un po' più raffinate, diciamo, no? e magari, però. Eh, si confanno più a dei generi eh, meno forse immediati come la sitcom. Comunque il margine di, sperim di sperimentazione c'è sempre. Eh, ed è giusta la domanda precedente: insomma, di consigli eh, per cercare una via personale no? dove poi si vince sempre. Eh, volevo, eh, intanto, eh, vi ringrazio che state iniziando a scrivere. Intanto, saluto Enzo Mosca. Eh, ne parleremo fra poco, sempre con Vanessa. Ciao, ho visto Bangla che ho trovato molto emozionante ed entusiasmante. Bangla è il film di fine Buglian di cui parlavamo prima. Poi eh, ci scrive qualche eh, ex studente, eh, anche se mi fa strano dire ex studente, però. Eh, è così, Margherita Ferrari che ringrazio tantissimo Margherita Ferrari tra l'altro tra parentesi non per mettere un carico da 90 però è davvero una grande secondo me regista sta studiando adesso al centro sperimentale dopo aver fatto il triennale di, di videodesign. è una delle tantissime vie possibili quelle di continuare a studiare e, mh, e mi aspetto de delle storie belle da parte sua ci ringrazia ci man cioè, le manchiamo e, e manchiamo anche a Renato Cacace che fa però anche una domanda. Renato Cacace invece è il, uno studente del secondo anno, anche lui, super bravo e chissà cosa farà da grande, ma immagino, sono sicuro che farà qualcosa che, 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 a cui, che gli piacerà molto perché è molto bravo. Allora, ciao a tutti, ci mancate. Buono, volevo chiedere: qual è stato il film o la serie anche vostra della vostra infanzia che vi ha dato una svolta per il vostro rispettivo lavoro? Partire da Mirko: sai c'è stato un film che ti ha cambiato la vita anche professionale, da piccolo, o una serie. Guarda, eh, mm -hmm. il film è stato Lisbon Story. Tipo, wow. Che ho visto così, in maniera incosci no, da incosciente perché veramente mm -hmm. un ragazzino che gli è capitata la videocassetta in mano e poi ho scoperto che esisteva questo tipo di lavoro qua quindi io sono partito, io vengo dal meridione e quindi sono partito da lì con l'intenzione di voler fare quella cosa che poi era un po' un po', come dire, un po' eh, unisci la, la musica alla, che è un'altra delle mie passioni al cinema e se le cose si, si mischiano e diventa tutto molto bello quel film mi ha fatto, diciamo che forse quello è stato una cosa che mi ha segnato da ragazzino Beh, devo dire che uno dei miei film preferiti, eh, anche, eh, l'Ismo Story di Wim Wenders, per chi non lo sa direi del 94, super giù, la storia di un'amicizia un in realtà, un, un regista che comunica attraverso cartoline e ricerca un suo amico, lui in, in Portogallo, scrive in Germania, per farsi dare una mano, perché... Sperava di riuscire a rinnamorarsi del cinema facendo prendendo una vecchia cinepresa e girare in maniera pura, senza audio, e poi si rende conto che il cinema in realtà si fa insieme, per cui chiede aiuto a un, un amico che ha un, una gamba ingessata, che ha problemi con le zanzare. E... Però l'amico arrivando in Portogallo non lo trova e trova le pellicole e inizia a registrare i suoni che vede. È straordinario. E Vanessa, tocca a te. Posso, può anche se, <ride> magari adesso. Esatto. io. No, no, io allora devo, adesso dovrei dare la risposta con l'antelletto, però darò la risposta sincera. Il mio film, proprio Il Totem è Rocky, perché la prima. No videocassetta che ho visto in vita mia ero chi tra l'altro credo di avere cioè abbiamo la, più o meno la stessa età credo sia il 78 io sono del 77 quindi eh, mi ricordo quando abbiamo comprato il primo videoregistratore è stata la prima videocassetta affittata eh, all'epoca costavano anche delle cifre folli era, era complicatissimo e io rimasi folgorata non so perché ma credo di conoscerlo ma non so quante volte l'ho visto adesso sicura, non so se è il film che mi ha eh, segnato di più però quello senz'altro che mi ha per cui ho sentito proprio quella sensazione di benessere di quando vedi una cosa che ti, ti fa star bene al di là di ogni razionalizzazione eh, adesso io qui vedete sono la mia camera di infanzia ho oh, poste dietro di tutto su mia madre che senz'altro è un altro film poi qui oh, c'era una volta in America adesso ce ne sono talmente tanti potremmo andare avanti per, per ore però se tu mi dici così a bruciapelo eh, il film del cuore in maniera completamente istintiva e razionale, credo che sia Rocky. Vabbè, un altro film straordinario di John Avildsen soprattutto il primo. Eh, poi, in realtà, io poi mi vidi tutti, anche Rocky IV mi ricordo sì. che era in pieno, Anch pieno andato Esatto, anche Ho quando era anche meglio mangiare tale, le uova quando... <ride> come talotino. <farocchi. ride> Tra l'altro, però che è una storia molto interessante sulla sceneggiatura che non forse conosce... cioè è stata scritta da Stallone eh, che non voleva, nessuno voleva produrre questo film. Lui era completamente questa, una, una storia della zenda da raccontare gli espiranti sceneggiatori perché mm -hmm. lui andava in giro con questo copione che nessuno voleva produrre. Alla fine gli hanno detto: Ok, lo facciamo, però lo compriamo. E, e lui ti diamo tot e lui ha detto che era, che era un bel po' di soldi e lui ha detto di no perché voleva interpretarlo a tutti i costi e la sua tigna ha, ha, insomma è stata ripagata poi perché ha avuto un successo pazzesco Oscar eccetera eccetera Quindi, eh, lezione sul poi... fatto di non mollare anche quando tutto ti mm -hmm. <ride> dice di, di farlo che insomma un po' è, è la difficoltà più grande di provare, questi, non di provare a fare questo lavoro o questi lavori diciamo, la, la resistenza eh, ok arrivò quasi all'oscar con questi con la nomination però il film vinse come miglior film con miglior, con miglior montaggio e un altro ancora che non ricordo e eh, vabbè eh, c'è un'altra domanda eh, allora dunque tommaso maglione che ci chiede quanto è importante è importante la creatività compositiva personale e quanto la conoscenza della tecnica e della conoscenza della grammatica sonora per riuscire a dare un buon risultato sonoro. Cioè, bisogna studiare? Questa è un po' la domanda, eh... beh, Mirko: no? beh, quanto è importante direi. la creatività compositiva personale e la conoscenza io della io... tecnica? Immagino che per compositiva intenda musicale la tecnica è fondamentale perché è la maniera in cui noi manipoliamo, ma eh, la cosa più importante, oh, guarda, io quello che ho imparato negli anni, cioè forse diciamo que quei momenti di eureka ci ho sempre avuto poi eh, prendendoli da, da, da altri stimoli che non, 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 non fossero necessariamente il suono, la musica, cioè ci sono stati momenti in cui che so, le grandi illuminazioni mi sono venuti legge, leggendo trattati di ambientalismo oppure di filosofia oppure cioè per me la cultura a 360 gradi è importantissima perché è una fonte da cui attingere immagino che Vanessa ne sappia qualcosa più di me forse e, sì, sì, sì. e quindi per me quello è fondamentale ora se parliamo di formazione è, è importantissimo eh, è importantissimo sicuramente maneggiare la tecnica, ma è altrettanto importante saperla mettere poi a disposizione, perché qui stiamo parlando di un lavoro collegiale e se non si è in grado poi quella tecnica acquisita di metterla a disposizione dei collaboratori, quello può diventare un problema. Lo dico perché spesso e volentieri... Cioè come è come se venissimo concepiti come dei one man band, ma non funziona così. Cioè, assolutamente è... Non, non, non è così, è un merito condiviso. Quindi, spero di aver risposto. La composizione musicale, almeno nel mio lavoro in particolare, aiuta, ma non è fondamentale. È più la sensibilità la grammatica, imparare quando ecco non mettere. Ma abbiamo fatto, come devo sto dire, la. La risata finta però è, è imparare quando anticipare un'emozione e quindi fare un, come posso dire, trasportare il pubblico verso, eh, cioè prepararlo emotivamente a qualcosa che succederà dopo e quindi anticipare invece di arrivare puntuale sull'emozione che si vuole avere. C'è tutta una sensibilità, sicuramente la maniera migliore per imparare è guardare tanti film, cioè perché sta tutto lì è già, come posso dire, è stato tutto detto, stato, gran parte è stato detto e imparare, diciamo, avere confidenza con quel linguaggio ti permette poi di fare un discorso, se, se la vogliamo semplificare. Ok, grazie Mirko. Mm, volevo, prima di passare ad altre domande, invito ancora ovviamente gli ascoltatori di, di scrivere. Eh, volevo chiedere a Vanessa di eh, parlare un po' del, di formazione. Insomma, abbiamo avuto questa straordinaria eh, avventura di Bangla. Insomma, eh, mm -hmm. fa in Buyan, borsa di studio YAD, videodesign. E eh, un ragazzo eh, di torpignatara romano. Di eh, però bengalesi di seconda generazione, con i genitori insomma del Bangladesh, come sono tantissimi, ovviamente, soprattutto a Roma ce ne sono tantissimi, e eh, eh, però non erano ancora stati rappresentati al cinema. Ragazzo veramente molto giovane, 20 20 io ricordo che mh, già aveva una capacità a infilarsi sui set eh, fuori dal normale. È vero che. Lo Yed gli ha dato una grossa mano e c'entra tantissimo Vanessa, però eh, voglio anche sottolineare che è Farina del Sacco di Fahim, oltre ad avere una storia bellissima da raccontare, eh, è una persona che è sempre stata molto. ha avuto sempre molta facilità nel produrre eh, eh, audiovisivo. È sempre stato molto a disposizione anche per lo yed per tantissime cose diverse e si infilava veramente una volta ero in un set di Lodovici, ancora prima di conoscerlo mi sono ritrovato una foto dove c'era lui di fondo che faceva le foto di scena un videoclip di beatrice antolini L ho detto qua è una capacità veramente no perché ehm... ora cosa è successo però eh, vanessa come sei arrivato veramente come eh, gli astri hanno messo insieme un sacco di pianeti in una maniera veramente sì, perfetta fino ad arrivare a un risultato pazzesco per lui e anche per noi, sì, sì, per tutti quanti. Raccontaci eh, sì, è un stata po proprio come si, eh, si balla. sono allineati gli astri in un modo incredibile, cosa che succede veramente raramente. Ma a partire dal, 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 dal piccolissimo, è stato, poi, diciamo, la, la genesi. È stato proprio il corso di, di scrittura allo qui mi ricordo mh, eravamo, era una delle prime lezioni e io chiesi ai ragazzi di scrivere, di, per cominciare a, insomma, a, a, a ragionare di sceneggiatura, di, giù, di, di scrivere la, la scheda di un personaggio ban banalissima, in base a delle caratteristiche, mh, insomma, avevamo studiato come costruire un personaggio e alzò la mano in classe chiedendo. Posso farla su di me. Questa, questa, posso fare questo esercizio su di me? e di sì, sì, assolutamente. purché tu ti tratti da personaggio, quindi purché tu riesca a raccontarti come se fossi un personaggio cinematografico, e lui. La, la lezione successiva arrivò con questa paginetta che recitava eh, proprio la prima frase era, Mi chiamo ho 22 anni, sono un ragazzo musulmano di seconda generazione. E, e non ho mai fatto sesso una roba del genere. Che poi è diventato l'inizio del film perché era esattamente la sua storia, ed è lì cominciava a raccontare la sua famiglia, i suoi amici, la band, Torpignattara. Che poi il quartiere in cui vivo anch'io. Quindi questo appunto per per provare a raccontare a chi non, non, non è di Roma, non sa di chi stiamo parlando, che quartiere Torpignetta è un quartiere multietnico dove c'è un po' di tutto, mh, decine di nazionalità diverse, e ci sono i, i, gli abitanti storici eh, del quartiere, poi ci sono le, i nuovi, le, le nuove leve, spesso legate a, a professionalità artistiche, tutto meravigliosamente mischiato. Non è un quartiere tutto rose e fiori, però è un quartiere molto vivo, molto, molto vivace. Dopodiché, Dopo questa, diciamo, questa, questa folgorazione per, per la sua storia, c'era l'idea di farci un documentario che poi non è stato fatto per vari motivi, ma nel frattempo Faima aveva partecipato a Nemo, questa trasmissione della Rai, eh, e Francesco Medosi che stava, aveva fatto un servizio con lui su di lui, sull'amore... Ehm, la, la visione dell'amore e come si approcciavano all'amore i ragazzi di seconda generazione. Questo servizio è stato, è stato visto poi da Emanuele Scaringi di Fandango, che ha immediatamente capito che c'era. Eh, c'era qualcosa lì e poi attraverso persone, conoscenze in comune ehm, in fandango insomma ci siamo tutti compattati attorno questo, a questo progetto abbiamo scritto il soggetto che è rimasto lì un po' in cerca di di, 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 di finanziamento di, di, insomma in attesa di essere realizzato poi è entrata T in visione, e immediatamente le cose si sono mosse molto rapidamente per cui abbiamo scritto la sceneggiatura eh, in maniera abbastanza fa facile, no, facile no abbastanza rapida per considerare anche perché c'era una grande base di dati autobiografici che Fain forniva generosamente, perché poi siamo molto rimasti attaccati, diciamo, alla sua storia. Quindi lui mi raccontava le sue, le sue questioni sentimentali, amicali, e provavamo a metterle in scena, in scena e organizzarla attorno a una storia, e poi la storia fondamentalmente eh, l'impianto che abbiamo dato alla storia è quello di una commedia romantica molto classica, no? lui e lei, diversissimi ambiti, completamente diversi, si incontrano, si innamorano e cosa succede? Eh, siamo stati molto, abbiamo deciso proprio di, di essere, di, come dire, di raccontare il film ad altezza, ad altezza faim, eh, con un linguaggio molto piano, sen, molto, come dire... Eh, eh, senza pontificazioni sociopolitiche perché non faceva parte della storia, non faceva parte del, del personaggio Fahim. e questa forse è stata anche un po' la fortuna di Bangla perché è riuscito ad arrivare dove magari dei film che hanno un po' più delle intenzioni un pochettino più eh, marcate in senso di denuncio, di racconto di alcune, di, insomma, di alcune tematiche, di affrontare alcune tematiche. Mh, Magari eh, si insinuano meno facilmente, invece Bangla nel suo apparente essere inoffensivo è riuscito anche a, a, a parlare delle cose a raccontare quello che nessuno era, um, aveva provato a fare in quel momento, cioè appunto la vita di un ragazzo di, di seconda generazione eh, che fondamentalmente prima che di essere bengalese. O, o, o Italiano è romano, romano de Roma, in particolare di Torpignattara, che è proprio esattamente quello che fa in. Questo ha, poi ha generato un sacco di simpatia, di consensi, ci sono stati un sacco di festival di, di premi, è andata, è andata molto bene. E penso anche proprio per la sincerità dell'operazione, che non, non voleva appunto, non, non, non c'erano sovrastrutture eh, o ambizioni sociologiche manifeste. Quindi direi che sì, è andata, è andata molto bene, il film ha avuto veramente, veramente tanta fortuna, adesso speriamo di lavorare presto e di fare altre cose in tal senso. Certo. Volevo anche salutare Francesco Mazzetti che ha messo un po' di emoticon con il eh, no. braccio, con, con i muscoli, eh, per dire che ovviamente eh, sono storie bellissime. Eh, una storia bellissima quella di Faim, come tante belle storie ci sono di studenti, non solo di video design, che ovviamente quelli di video li conosco bene, ma cito per esempio Dario Lanzellotti che ha fatto le musiche di quel film, adesso tra l'altro sta lavorando con me, però i compagni di classe di Faim, altri eh, studenti di Yed che si stanno facendo strada e... Senza aver avuto una storia così pazzesca da raccontare, quindi in realtà l'importante è fare della propria professione un lavoro, questo sarebbe diciamo, l'obiettivo eh, primo. Io andrei avanti con le domande perché iniziano a essere tante e, e il tempo inizia a stringere, quindi, eh, Mattia degli Agosti, ciao a tutti, per Mirko, che strumentazione utilizzi per creare i vari strati sonori? Ma quando usiamo dei software pro tools generalmente, però il grosso, la differenza non lo fanno tanto i software quanto poi eh, la volontà e la, la capacità di andarsene in giro a raccoglierli i suoni perché per lo più è il diciamo la, la differenza la fa la propria, come si dice? Uh, appunto, il proprio, il proprio archivio sonoro, che poi è una cosa che si fa con passione e si colleziona negli anni. Poi posso parlare anche di sistemi più avanzati. Uh, usiamo Kima, Pacarana, però fondamentalmente ruotiamo intorno a, a software di, di montaggio postazioni, di montaggio classico, lo standard e Pro Tools, uh, ma non ci sono software, non è il software che fa la differenza in quel caso. Allora, un'altra domanda per te, Mirko, eh, di Andrea Maria Vittoria Belotti. Una domanda per Mirko, premesso che mi ha per un attimo abbandonato la connessione durante l'intervento, ok? Qual è il tuo rapporto con la fase pre-produzione e scrittura di un progetto? La figura del sound designer. E dunque la tua in particolare, subentra effettivamente qua mi salta tutto eh Solo in post, oltre alle riprese e allo spoglio della sceneggiatura, oppure hai avuto esperienze in cui hai contribuito anche a concepire la scrittura di una scena? Grazie. Uh, no, concepire direttamente no, eh, perché veramente siamo in due fasi storiche totalmente distanti. Però mi è, diciamo, è capitato la fase di preparazione, cioè ci sono alcuni registi che mi coinvolgono molto molto presto, anche, dipende anche dalla complessità del film. Ne cito un paio eh, per cui poi abbiamo ricevuto il riconoscimento da parte dell'Accademia, che erano Veloce come il Vento e Primo Re, che erano dei film che avevano la necessità di essere preparati molto prima ehm, proprio per ragioni... Eh, legate alle esigenze che avevano in firma da un lato avevamo eh, le, le, le automobili che andavano registrate perché non è qualcosa che si può pensare di fare con i primi suoni che si scaricano ah. da internet ma è qualcosa che va pensato e strutturato in maniera molto molto cioè logisticamente difficile e poi eh, primore stesso discorso avevamo bisogno di ricostruire un'impianta diciamo, un orale antico, quindi cioè bisognava conoscere già prima la storia e trovare cercare di trovare degli scamotaci, cioè, quantomeno anche comprendere quello che potevano ascoltare delle persone in quel periodo. Sì. E, e quindi più o meno in quei due in, in casi del genere vengo coinvolto sicuramente prima, non in fase di scrittura. Eh, posso dire per esempio è stato, cioè capita alcune volte che se di rimontare alcune scene anche in, in base alla sonorizzazione ci sono delle volte in cui sonorizzata una scena eh, cioè col, col, con la sonorizzazione della scena magari si cambia il montaggio e a volte mi è successo anche in maniera radicale quindi però la fase Beh, di scrittura è pura è un po' distante certo, molto interessante questo eh, ping pong diciamo che può anche avvenire no? Eh, tra montaggio sonoro e di rimontaggio di eh, scena diciamo ehm, ho una domanda io per vanessa perché eh, ho partecipato a qualche a qualche webinar insomma di sceneggiatori e soprattutto adesso non so se è cambiato immagino di sì la situazione eh, tra giugno e i primi incontri in fase 1 ehm, è difficile adesso immaginare di scrivere una storia ambientata nel contemporaneo, nel senso, è cambiato il mondo e non è cambiato solo per l'Italia, no? E, mentre forse è più facile scrivere una seconda serie di Romulus, magari non l'abbiamo ancora vista, sì. magari invece c'è qualche merzo nel tempo. Eh, oppure magari si può pensare al genere perché non si sa come mai se già penso all'horror forse non mi vengono in mente mascherine forse mm. me ne frega se ce l'hanno meno ma se già penso a una storia d'amore un dramma ambientato non nel 2019 ma nel presente eh, è difficile immaginare eh, senza pensare che se esce nel 2021 rischia già di essere vecchio, o le dinamiche, cosa vuol dire baciarsi, cosa vuol dire incontrarsi, eh, cosa... insomma è difficile, eh? penso di sì. Sì, molto. Ecco, eh, questa è la... la, la eh, immediatamente dopo, insomma, quando la situazione si è prefigurata, poi quello che, che era immediatamente, tutti gli sceneggiatori d'Italia, credo, hanno cominciato, siamo fatti la domanda, eh, adesso che facciamo? Cioè, che cosa... Cosa raccontiamo? Il mondo di, di oggi, all'oggi, l'altro ieri, il dopodomani, il 2027, insomma ognuno si è risposto in qualche modo, di sicuro c'è stata immediatamente la... la la necessità di confrontarsi con questa, con questa faccenda e, e ognuno si è dato una risposta ovviamente parziale perché in realtà la grande, al di là della questione diciamo mascherina sì, mascherina no baci sì, baci no tutti in casa oppure tutti cioè, insomma facciamo finta di niente oppure lo prendiamo dritto per dritto però no, non vogliamo neanche raccontare solo storie che abbiano a che fare con, con questo argomento c'è stato un grande dibattito no, non, ovviamente non si è arrivati a una, una soluzione, per cui si stanno esplorando, credo, un po' tutte le strade. Eh, C'è chi ha scelto deliberatamente di andare avanti come se niente fosse, quindi di, di immaginare un mondo del, appunto, del dopodomani, in cui tutto quello che è successo negli ultimi tre mesi viene spazzato via, chi invece ha, ha, ha scelto eh, di raccontarlo in maniera laterale, quindi prendendo degli aspetti specifici, senza impattare dritto per dritto. Devo dire che non ho ancora, però, forse sono io che non lo so. Eh, sentito di persone che hanno deciso di raccontare proprio l'argomento la, eh, nella sua spaventosa magnificenza eh, forse siamo ancora un pochino scioccati e quindi non abbiamo ancora un livello di elaborazione per farlo tale, per cui insomma eh, ci chiediamo ovviamente tutti chi ha voglia di vedere una storia ambientata in epoca covid eh, ad e cioè, siamo, siamo in grado di recepirla, la, vogliamo, la, la vorremmo vedere, la vorremmo ascoltare questa storia oppure no? Per cui il dibattito è apertissimo e le risposte sono, eh, sono plurime. Eh, è difficile perché non, appunto, non, non, non avendo messo un punto a questa questione non sappiamo neanche da dove ripartire esattamente. Per cui sì. credo che raggiorneremo giorno per giorno. Il grande problema in realtà è la progettualità, perché tu sei obbligato a, cioè nel senso. A, a sapere che cosa andrei a girare non, non, non possiamo cambiare da un giorno all'altro perché adesso tutti stiamo aspettando l'autunno adesso riparto i set piano piano con fatica però stiamo aspettando l'autunno per vedere che succede eh, se mh, scongiurissimi dovessero insomma dovessero ri ri riconfigurarsi una situazione eh, che a quel punto dovremmo forse fare delle scelte un po' più, più radicali però è chiaro che chi scrive oggi lo scrive per un, un prodotto che verrà girato tra mesi e mesi, per cui è, è, no, non è banale la differenza, non si tratta solo di mettere o togliere una mascherina. No, certo. Per cui il, il grande problema è quello, è proprio immaginare qualcosa che in, in un assetto, in una, set, una situazione che cambia mh, con una velocità estrema, che non è quella dei nostri tempi di realizzazione dell'audiovisivo. Per cui non ho risposto perché in realtà non c'è una risposta univoca, ma ci sono tante... Insomma, tante suggestioni, tante voci. Claro. Eh, il nero abbraccio no? tra due persone. Adesso quando noi vediamo i film... Ci fa eh, impressione. Diciamo, stiamo sì, abbracciando, sì. ci fa impressione. No? Quindi non mi puoi rispondere quando finisce il virus. Non mi riesce a rispondere no. a questa domanda <ride> okay. te lo dico, però probabilmente sbaglio. No, 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 perché in realtà lo me lo dire. stanno chiedendo a me ogni tanto, qualche eh, imprevisione. In insomma, ogni tanto me lo quando finisce il virus? Quando, non, non lo so, insomma, non ancora. Però, diciamo, stiamo ritornando sui set. Questa è la cosa, questa è ah, la cosa bella. E presto torneremo anche mh, nel, nel nostro amato Yed insomma, oltre che sul set. Io c'ho Due domande leggerissime, una di The Switch e uno sempre di Riccardo Finamore, e non so perché mi viene da mettere insieme. Eh, allora una è: quante volte vi è capitato di sentirvi in un set come quello di Occhi nel Cuore? Occhi nel Cuore, ovviamente, la, è la fiction di Boris, il fotografato, e non solo lo sa perché c'è da dire che su Netflix Boris è uno dei, delle serie più viste. Eh, e questo fa molto pensare è un argomento quasi a parte, no? Eh, L'altra è di Riccardo: una domanda per tutti e tre. Partecipereste mai a una produzione bollywoodiana? O oh, magari l'avete già, già fatto? e Quindi partire da Mirko. Ti è mai capitato anche in generale se sei mai stato su un set? Eh, tra l'altro, non so, gli occhi del cuore, Famola a cazzo di cane. Oh. Eh, eh, mettiamo, eh, mettiamo, io, no, la, no, no, d'accordo non in maniera così. Cioè, la, la questione a volte è un po' più sottile nel senso cioè, sì, però volendo potrei rispondere di sì, decisamente. Ok, bene. Beh, comunque c'è sempre un momento, secondo me, da occhi del cuore eh, perché alla fine dei conti, una delle cose. Secondo me è veramente più difficile, parlo da regista, tu puoi, ehm, diciamo, nell'ordine del giorno, ovvero il programma, anche un po' di inquadrature che devi fare, puoi considerare quante inquadrature puoi fare in una giornata. Posso dire che in un film normalmente si fanno 4-5 minuti al giorno, 3 minuti, 4 minuti in, serie, in una serie, si arriva anche a 8, 10, 12 minuti al giorno. Quindi la grossa differenza sta nel non poter disegnare, architettare delle scene in una maniera diversa che eh, la forma basica. Però un'altra cosa che eh, non viene mai considerata è l'ora di pranzo, che eh, ha un lasco sì di un'ora, però eh, tu devi finire a ruotare le scene non un minuto dopo l'ultimo minuto di pranzo. Quindi a volte c'è l'attore che deve piangere e, e, e hai magari quattro minuti, insomma. E magari se ha un problema tu devi in qualche modo... Decidere se ehm, spingerlo e quindi fare la scena e chi se ne frega, oppure andare a mangiare, rimpilzarsi di cibo e avere lo stesso attore un po' tronfio, che deve fare la scena. Quelle sono sempre scene da occhio del cuore, anche se tu hai un film, eh, diciamo, più corposo, eh, piccolo appunto da regista. Insomma, eh, tu, Vanessa. Eh, oh, io, non abbiamo no, parlato no. di Bollywood però... di Bollywood, ma io un po' Bollywood con Bungie no, beh, non è vero, in realtà c'è stata eh, anche una fase di follia in cui avevo pensato di dare un, uh, un insomma, di, di inserire l'elemento bollywoodiano nel film poi per fortuna o purtroppo abbiamo abbandonato questa strada però gli occhi del cuore cioè, eh, adesso non essendo creatura da set eh, mi viene da dire no, però in realtà se chi, chi guarda Boris eh, lo sa, c'era cioè, tutta una, una, una linea, una, una parte degli sceneggiatori che era meraviglioso, perché c'erano questi eh certo. tre figuri eh, che fondamentalmente cioè, stavano lì a, in una stanza, non dire, era, era un'esasperazione di quello che accade realmente. In senso, gente che dice, dice cose a volte in maniera completamente arbitraria, senza loro erano dei rassisti incredibili, non avevano voglia di fare niente, cercavano in realtà in tutti i modi di, di palleggiarsi il lavoro a vicenda. di... di di rovesciarsi le responsabilità e c'era il famoso tasto F4 che risolveva tutti i problemi. Eh, noi, noi spesso lo citiamo durante le nostre riunioni quando non abbiamo nessuna idea utile o siamo troppo pigri per cercarne una, non ci viene. Ehm, oppure proprio ci fermiamo alla prima idea che ci viene in mente perché, perché è ora di pranzo appunto, c'è cioè, la funzione F4 che risolve tutti i problemi perché vai un po' in automatico. Ovviamente Boris è una grandissima parodia, cioè è, racconta quel, quel mondo lì mi, eh, in maniera molto divertente, esasperando in realtà dei dati assolutamente veri, re, reali, eh, tra cui anche questo, cioè, insomma, che a volte è un lavoro che si fa con, con fatica, a volte con noia, con, anche con degli automatismi, però poi in realtà sotto sotto c'è sempre una grande passione persino nei sceneggiatori di Boris, per cui... In qualche modo sì, anche io ho fatto F4, devo dire, faccio coming out pubblicamente. Fantastico. Volevo ricordare i creatori di Boris, che sono Giacomo Ciarapico, Luca Vendruscolo e il compianto Mattia Torri. E mm. poi anche ricordo una, una, le, una special lesson all'OIED che avevo organizzato, sfruttando la mia amicizia con Francesco Pannofino e Davide Marengo, il Cinema secondo René, perché eh, <ride> mi... mi mi immaginavo un pannoffino che parlasse mh, di serie come si facevano male prima e come si tenta di farlo un po' meglio adesso. E, mh, allora, eh, voglio fare una, una domanda sempre dal web. Eh, vedo eh, Gianpaolo Capiobianco, Bianco. Eh, ciao Gianpaolo. Devo dire Gianpaolo è studento, 18:40. La regia c'è un una, una, um, nelle cuffie c'è cioè la regia che mi ricorda che abbiamo pochi minuti ancora per finire. Paolo Capobianco che saluto uh, con cui ho anche fatto un lavoro in, in Thailandia per uh, lo YED, per i Viaggi YED, ma è un ex studente di eh, diplomato di sound design e dice: Domanda per tutti. Oggi in parallelo al cinema e le serie tv stanno provando ad emergere lentamente in Italia gli IDOX, i docs come si dice interattivi bandersnatch Bandersnetch a VR eh, museali, soprattutto per smartphone. Pensate ci possa essere un reale futuro per prodotti del genere? Grazie. Rispondo io, mm. ne so veramente poco, eh, <ride> per cui ti posso rispondere privatamente dopo che mi sono documentato. <ride> okay. Non so se avete una risposta migliore della mia, Vanessa e Mirko. Non lo so, non ne ho la più pallida idea, penso di sì, qualcosa accadrà ancora, penso che sia ancora a un livello molto più embrionale di sviluppo, ma non credo che sostituirà il tipo di narrazione tradizionale, un po' più tradizionale che quella di cui abbiamo parlato finora, brevissimamente. Io Beh, forse è più immagino, interessante non... il lavoro eh, fatti di Mirko, no? Da questo punto di vista? No, no, no io, da, diciamo, da questo punto di vista, in generale, quello che penso è rimarrà un po' una nicchia come lo è stata finora. Perché oggi si parla insomma di finali alternativi come se fossero una novità, ma in realtà esistevano già nei videogame qualche anno fa, ma anche nei libri. Io mi ricordo, non so eh, quando ero ragazzino esistevano dire. dei libri. Esatto, che ha, eh. cioè più o meno una nicchia che è sempre esistita. Bandersnatch è stato, come posso dire, un grande esperimento complessissimo, uh, io diciamo, ho avuto la fortuna di seguire in maniera in diretta la, la lavorazione che c'è stata perché la, la svolta in parte la svolta un collega un caro amico e, ed è un lavoro veramente molto molto complesso sotto tutti i punti di vista però ripeto secondo me rimarrà un po qualcosa di nicchia come lo è stato finora ok un po di domande flash eh, siamo quasi in fi, alla fine Francesco esco noi sappiamo chi è eh, eh, il nostro collaboratore lo Yed dice può capitare di creare sonorità in base a una sceneggiatura immaginando la scena chiedo a Vanessa può succedere il contrario? cioè hai mai scritto seguendo un'emozione sonora? ullala domandona qui facciamo notte allora un'emozione sonora in senso proprio nel senso eh, di, de, del lavoro che fa Mirko, non, non propriamente, senz'altro, rispetto insomma, a quello che dicevo prima, noi ci immaginiamo un po' tutta la scena eh, quando scriviamo una scena e quindi ci immaginiamo anche le atmosfere sonore eh, in qualche modo, in maniera completamente interiore inconsapevole in qualche forma spesso adesso non tutti lo fanno però spesso scriviamo con la musica per cui ci aiuta molto avere un come dire dei riferimenti musicali eh, che che, danno, insomma, dire, che possono riferirsi all'atmosfera del film, eh, tra sceneggiatori ci scambiamo anche spesso dei, degli stimoli in questo senso, per cui quello, in questo senso sì, non nel senso diciamo, più, più tecnico dell'espressione chiaro, chiaro, immagino anche personaggi eh, immaginare cosa possono ascoltare può cambiare anche magari lo stile come si muovono, come si vestono eccetera eccetera insomma c'è anche quel discorso sì, dà di... anche un ritmo appunto, è, cioè, appunto il discorso del ritmo vale per tutti e per tutti i livelli quindi anche per la scrittura quindi scrivere avere un orecchio musicale significa anche avere un orecchio ritmico e le scene devono avere un ritmo che non sia sempre lo stesso ovviamente però aiuta moltissimo scrivere con la musica o comunque sapere insomma sentire il passo di di una, di una scena, immagino questo poi a tutti i livelli, no? questo riguarderà senz'altro il montaggio e certo. riguarderà assolutamente anche le sonorizzazioni certo, certo, ci sono scene che assolutamente puoi immaginare anche scritte pensando al suono, no? per cui magari lette così sono, sembrano diciamo dei cut molto diretti o strani, ma in realtà poi soprattutto si ha la, la fortuna di avere una, una, un collaboratore già in regia forse no? con Ehm, con quelle caratteristiche eh, qua Mattia Caputo ciao Mattia a ottobre bisogna rifarla questa special lesson uguale la rifacciamo diciamo che mi dai là per andare alle conclusioni ovvero non vediamo tutti l'ora di ritornare allo YED fa poco succederà perché poi questi discorsi e ehm, la possibilità di avere dei professionisti come docenti è impagabile sia per me perché Posso sempre aggiornarmi e passare delle, dei minuti piacevoli con studenti e professore a parlare di cinema e di idee. E il docente migliore è quello che eh, utilizza e sfrutta l'insegnamento per aggiornarsi lui stesso e, e, e cresce nella propria creatività. Allora si capisce che il docente è giusto per lo YED perché vede eh, un continuo scambio. Culturale e professionale, anche parlando con studenti, giovani studenti che hanno 18 anni, 20 anni, 22, e sanno cose completamente diverse rispetto alle generazioni anche di due anni prima. Quindi, eh, così mi è capitato e, e così credo che capiti anche ai nostri ospiti di oggi. Vanessa, ti ringrazio. Grazie a voi, a presto. E Mirko. Eh, Grazie tante, non so se avete qualcosa da aggiungere. Rifacciamolo, magari anche in maniera più estesa, così abbiamo una pluralità di, di voci. Insomma, questa chiacchiera è stata molto utile e produttiva anche per me. Ed è stata super veloce, come poi immaginavo. Sicuramente gli Head Talks non si fermano, e ci saranno altre iniziative. Quindi, occhio sempre ai siti, ai social, eccetera, eccetera. E poi eh, ci rivediamo presto, prestissimo, perché torneremo. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao.